Buongiorno a tutti! Allora, questo video mi è stato stra richiesto, quindi eccomi qui con il video dei regali che ho ricevuto a Natale. Ma prima, l'altra volta, quando mi sono fatta vedere nel video l'ultima volta, che è stato nel video in cui Simo provava la resina, e un sacco di commenti sui miei capelli, cosa hai fatto ai capelli, ma li hai scoloriti? No, si sono scoloriti da soli. Allora, l'avevo pubblicato su Instagram, infatti vi consiglio di seguirmi su Instagram, appunto io metto qua il nome perché pubblico un sacco di cose che magari nei video non dico, le dico dopo. E sì, mi ero semplicemente cambiati i capelli, infatti la ricrescita non c'era più, adesso c'è ancora un pochino di nuovo, vabbè, giustamente, mi crescono un po' troppo velocemente. Comunque me li ero fatti semplicemente rosa pastello che si sfumano e diventano il fucsia dell'altra volta. E purtroppo il rosa pastello si è scaricato, diciamo, ha scaricato il colore subito, adesso è un rosa bianco biondo, non lo so, non si capisce, vabbè. La prossima volta mi farò due passate di rosa, così resterà di più. Bene, tolta la premessa, finita la premessa, ho qua una montagnola di roba, adesso comincio subito. Allora, partiamo dalla prima cosa. Questa è una mega sciarpona, come vedete è enorme, ed è regalata da mia zia, molto morbida, non sembra, ma è molto morbida, quindi ecco qua il primo regalino. Sempre a tema inverno, sapete che ci sono praticamente solo cose a tema inverno, perché io sono super freddolosa e quindi mi imbottisco sempre un sacco. C'è questa giacca, che adesso vi faccio vedere come sta indosso, e ha tipo l'interno del cappuccio foderato di felpina grigia. Ok, vedo se riesco a farvela vedere un po' meglio, qua è più stretta nei fianchi, è fatta così. E niente, è molto carina, però insomma diciamo che la userò quando farà un po' meno freddo, perché è abbastanza leggerina in realtà, non è proprio una giacca a vento pesante. So solo che è fatta di vero piumino, non so neanche la marca, vabbè. E questa era da parte di mia madre. Poi ci sono un paio di cose che mi sono comprata da sola, mi sono autoregalata per Natale. Quando sono andata da H&M, H&M insomma, per comprare dei regali a mio fratello, ho trovato un paio di felpine che sono molto leggere, però quando fa un pochino meno freddo, sempre quando fa un po' meno freddo, allora ho preso questa felpina con gli uccellini, fatta così. Qui c'è ancora il prezzo, quindi visto che l'ho comprata io posso dirvi il prezzo: 9,99, molto carina, e è la stessa forma, quindi è uguale, fatta nello stesso modo. E anche il prezzo è uguale, sì. C'è questa nera con i fiorellini che mi piace tantissimo. E queste me le sono autoregalata. Anche voi vi fate i regali di Natale da soli, ammettetelo. Poi questo è bellissimo. È fatto di pile. Non lo so, comunque è morbidissimo. E allora intanto è verde acqua. Adesso me lo metto perché vi faccio vedere anche questo com'è. Allora, è una specie di plaid, però è fatto a maglia. Cioè, vedete, è proprio fatto così. Ci sono i due bottoncini da chiudere qua davanti ed è una maglia plaid. Io stanotte ci ho dormito, ammetto di averci dormito stanotte. È bellissimo e caldissimo. E questo è il regalo della mamma e del papà di Simo. Ok, visto che ve l'avevo detto io che c'erano un sacco di cose a tema invernale, mia madre mi ha regalato questo, che è di Tezenis, se vi interessa. E allora, un pigiama con le maniche sono pelosissime. Poi davanti è fatta così. Chiedetemi se non è troppo carino. Io sì, di notte mi imbottisco più possibile. Questa è imbottita qui e qui non tanto. Peccato, però è bellissimo. E i pantaloni sono rosa, semplici, di cotone sembra. Penso di aver finito con le cose da indossare da freddolosa. Ah sì, quei pigiami era sempre da parte di mia madre. Ora mio fratello mi ha regalato questa. Il cofanetto con le prime due serie di Twin Peaks. E sì, non l'ho ancora aperto, presto lo aprirò, ok? Poi, Pigna mi ha dato il regalo di Natale e compleanno insieme. Questo era il regalino di compleanno e se l'era dimenticato tutte le volte. Per un mese si è dimenticato di portarmelo, nonostante ci vedessimo quasi tutti i giorni. E niente, questo qui. Guardate che carino, troppo patatoso. E invece per Natale, questo. Per aumentare la mia collezione dello studio Ghibli, il DVD di Arietti, bellissimo. E dovete, se non conoscete la studio Ghibli, dovete guardare tutti i film, sono bellissimi, anche questo è bellissimo, insomma avete capito. Ora rimangono solo i regali di Simo e un regalo che è della mia vicina di casa, quella che avevate sentito in quello Scopriamo le creazioni in resina, visto che eravamo insieme. E adesso però vi faccio vedere perché c'è una cosa simile. Allora, Simo mi ha fatto un mix con tanti pacchettini e sono tutte cose di Pushin. Cioè, che ragazzo c'ho? Che ragazzo c'ho? Oh mio Dio! Allora, c'era questa che... Cavolo, questa ce l'ho già purtroppo, infatti se ha lo scontrino magari la puoi portare indietro così evita di buttare via dei soldi, visto che appunto ce l'ho già, però è bellissima la... come si chiama? Tazza!
tazza. La tazza per mantenere le bevande calde, se la mette a fuoco. Eccola qua, guardate quanto è carina. Poi questo, guardate quanto è carino. Purtroppo la roba di cucina ha dei prezzi assurdi, cioè avevo già visto queste cose e mamma mia, cioè dei prezzi veramente assurdi. Questo è uno specchietto, è troppo carino e gommoso. Poi questa non so come ha fatto a saperlo, comunque io non trovo più le mie lime per unghie e quindi niente, ci sono anche le lime con Pusheen. Guardate quanto possono essere tutti meravigliosi, oh mio Dio. Penultima cosa di Simo, cioè cos'è? Come può? Oh mio Dio, è un diario peloso di Pusheen. Non può esistere una cosa più carina di questa. Dentro, vabbè, dentro è bellissimo, ovviamente, perché è di Pusheen. Adesso magari se riesco ad aprirlo. È così, è vuoto. Nel senso, non ci sono i giorni o altro, però ci sono tutti i disegnini carini. E niente, è bellissimo, cioè è peloso, è peloso. Un'agenda di Pusheen pelosa, mette insieme tutte cose che mi piacciono, vabbè, basta. Allora, infine, le ho tenute, non cadere, ne ho tenute per ultime. Questo è il regalo della mia vicina e quest'altro era sempre nei pacchetti di Simo. Ci sono appunto due blind box di Pusheen, cioè, oh mio Dio, non le ho aperte, ho resistito perché voglio aprirle con voi in questo momento. Allora, intanto ve li faccio vedere. Ci sono in pratica dentro dei personaggini di plastica, immagino, che sono semplicemente per bellezza. E oh mio Dio, cioè guardate le forme, sono qualcosa di bellissimo. A parte che sono, cioè, se le trovo ne compro altre perché voglio farvi assolutamente altri video su queste blind box, perché sapete già che mi piacciono le blind box, se poi sono di Pusheen, ciaone proprio. Quindi adesso andiamo ad aprirla. Mi rompe un po' distruggere la scatola. Ah beh, devo, c'è una tonnellata di colla. Ok, non ho neanche fatto troppi danni. Magari queste immagini le posso usare per la resina. Il cartone secondo me viene a galla molto con la resina. Comunque, allora, di solito le etichette sono attaccate ai personaggi stessi, non alle bustine. Comunque la bustina è così, non si capisce cosa c'è. Devo un attimo studiarmi meglio le immagini perché non ci ho fatto ben caso. Non posso dire preferisco trovare questa invece che questa, invece che questa, perché sono tutte bellissime allo stesso livello. Quindi in pratica non può andarmi male, non posso avere sfiga. Sono pupazzi! Oh mio Dio! Oddio. Ah, vabbè, ok, a parte i cosi, i baffi speracchiati, guardate quanto è carino, oh mio Dio! Ok, devo ammettere che mi sarebbero piaciuti di più di plastica da usare come soprammobili, Però, cioè, oh, guardatelo, vabbè, intanto devo stirarglieli, devo farglieli stare fermi in qualche modo, ma guardate quanto è carino, è tutto morbidoso. Oh mio Dio, è troppo carino. Sembra che abbia preso la scossa e che hai baffi tutti. Ok, e quindi il primo era l'hamburger. Ecco, invece posso avere sfiga, posso trovare due volte lo stesso. Ora che l'ho detto mi succederà. Io sono sempre così brava ad aprire le confezioni, vabbè. Vediamo, vediamo. Ti prego, non l'hamburger. No, è un altro, meno male. Oh, che meraviglia, questa è anche più che... Vabbè, a parte i baffi, non è possibile. E hanno tutti preso la scossa questi Pusheen, poverini. Guardate quanti carino. Guardatelo, è rosa, con i dettagli lilla. Ed ha il gancino anche, l'altro ha il gancino. Sì, hanno tutti il gancino. Oh, che carino, con un muffin in mano. Anzi, un cupcake, non è un muffin. Oh, guardate come sono carini. Sono troppo carini. Io penso di avervi fatto vedere tutto. Sì, penso di avervi fatto vedere tutto. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti che cosa vi hanno regalato. Ma perché? Cosa vi hanno regalato, perché sono curiosa. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!